Ciao a tutti, oggi vi parlo della nuova collezione Yankee Candle The Last Paradise, che è la nuova collezione primavera-estate 2021. Le fragranze in totale sono 8 e vi lascio qui di seguito la presentazione che avevo girato un paio di settimane fa. Ed ecco qua le 8 coloratissime fragranze: Moonlit Cove, Beach Escape, Bora Bora Shores, Exotic Acai Bowl, Cliffside Sunrise, The Last Paradise, Tropical Starfruit e Coconut Rice Cream. Ovviamente io le ho in votivo per provarle, ma sono disponibili in tutti i formati: giara piccola, media, grande, tarte in cera di soia e tea light. Io adesso queste fragranze le ho già provate tutte e per ogni votivo ho fatto due prove. Una prova con votivo bruciato normalmente, poi quando il votivo è arrivato a metà l'ho tartizzato nel bruciatarte e questo per appunto provare la profumazione nei due metodi, con il metodo a fiamma diretta e con il metodo a fiamma indiretta, perché a volte, come sapete, la profumazione può cambiare leggermente. Poi mi sono segnata tutto nella mia agendina e adesso vi giro la telecamera così vi faccio vedere meglio. La prima fragranza che ho provato è stata la Moonlit Cove e l'ho trovata veramente buona perché si tratta di una fresh, ma non è del tutto femminile, ma neanche totalmente maschile. Le note aromatiche, secondo me, sono da prendere con le pinze, perché diciamo che alcune non si sentono. Ad esempio, io la citronella non la sento e lo zenzero lo sento, ma leggero. In realtà, questa fragranza mi ha ricordato un profumo esistente, il profumo Acqua di Gio, che è un profumo piuttosto unisex. E non saprei dire che note aromatiche percepisco, perché sono note difficili da distinguere singolarmente, ma è tutto l'insieme a far risultare questa fragranza proprio un profumo gradevolissimo. In votivo non si sente al massimo, diciamo, però tartizzata si sente molto meglio ed è molto buona, perché allora da tartizzata risalta maggiormente la nota di zenzero, che invece accesa in votivo si percepisce poco. Comunque, io l'ho trovata buonissima in entrambe le prove, sia con il votivo acceso normalmente e sia con il votivo tartizzato. Con il votivo tartizzato risalta di più la nota allo zenzero. Il mio voto è di 5 stelline su 5, mi è piaciuta tantissimo. Poi ho provato la Coconut Rice Cream e questa fragranza mi ha stupito tantissimo, perché è una fragranza food, è dolce, è molto esotica, perché ha note spiccate di vaniglia, riso e cocco, con un sottofondo talcato e muschiato. È una fragranza davvero particolare e interessante, un mix tra una fragranza food e una fresh femminile ed esotica, e la trovo davvero molto particolare perché a me ricorda tantissimo i dolci al riso e al cocco dei ristoranti thailandesi. Infatti io qui l'ho scritto che è una food ispirata al cibo thai. Intensità in votivo ottima, si sente molto bene e ovviamente anche tartizzata. Quindi intensità ottima in entrambe le prove, il mio voto è 4 stelline e mezzo, io ho scritto 4 più. Poi ho provato la The Last Paradise, che è una fragranza a metà tra il fresh e il fiorito. Ha delle note fresh erbacee e poi anche delle note fiorite. Come fiorito, la nota a risaltare di più è quella dell'ibisco, questa. Ho sentito anche delle note in comune con la vecchia fragranza Garden by the Sea, che era una fragranza estiva di alcuni anni fa, e secondo me le assomiglia un pochino. Quindi, a mio avviso, è sì una fragranza buona ed esotica, però non è una fragranza del tutto innovativa, comunque una fragranza piacevole e risulta molto intensa sia in votivo che tartizzata. Il mio voto è 3 stelline e mezzo su 5 e per comodità ho scritto 3 stelline più. Poi ho provato la Beach Escape, che è una fragranza fresh salmastra e risulta anche leggermente fiorita. La nota fiorita a risaltare in questa fragranza è la nota al gelsomino. È una fragranza che a mio avviso rimane piuttosto delicata, non intensissima, però si sente bene comunque. Si sente sia in votivo che tartizzata, più o meno si sente allo stesso modo. Ed è una fragranza che rimane delicata, non troppo invadente. Mi piace perché è una fragranza
fragranza fresca, piacevole, adattissima all'estate perché davvero non appesantisce. Il mio voto è di 4 stelline. Poi ho provato la Bora Bora Shores, che è una fragranza fresh femminile, a note sia talcate che fiorite, e l'ho trovata anche un po' muschiata. È una fragranza assolutamente piacevole, però devo dire che non saprei definirla proprio per le note olfattive. Accesa in votivo, rimane molto molto intensa, secondo me è stata la più intensa di tutte le fragranze. A me è piaciuta come fragranza, l'ho trovata un po' indefinibile, ma mi è piaciuta e il mio voto è di 4 stelline su 5. Poi la fragranza Exotic Acai Bowl è un'altra fragranza food che mi ha stupita, perché l'ho trovata davvero molto buona, molto intensa, già accesa in votivo si sentiva benissimo, e la nota che spicca maggiormente è lo sciroppo di ciliegia, che dà proprio un'impronta di ciliegia all'intera fragranza. E poi secondariamente si sente anche la nota al cocco e la nota alla vaniglia. È una fragranza molto buona, dolce, che ameranno in particolare gli amanti delle fragranze food e delle fruttate, però devo dire che a sorpresa è piaciuta molto anche a me. Questo mix di ciliegia con un sottofondo al cocco e vaniglia mi ha proprio conquistata. Poi ho provato la Tropical Starfruit, il cui nome è dovuto al frutto starfruit, che sarebbe la carambola, che è un frutto esotico che tagliato risulta a forma di stella, per quello che si chiama starfruit. E questa fragranza sa principalmente di ananas, poi sa ovviamente di carambole, e le carambole io non le ho mai sentite, però dicono che hanno un sapore leggermente simile al ribes, quindi io un pochettino questo sentore l'ho sentito. Poi sa anche di prugna e di vaniglia, quindi questa fragranza è proprio un mix di frutta dolce ed esotica. Intensità in votivo ottima, come anche tartizzata. È ovviamente una fragranza fruttata ed è piuttosto buona, però io l'ho trovata anche un po' troppo dolciastra per i miei gusti e alla lunga mi ha stufata, quindi io l'ho votata 3 stelline su 5, ma se vi piacciono le fruttate, se vi piacciono le note all'ananas, secondo me vi potrebbe piacere. Infine ho provato la Cliffside Sunrise e questa devo dire che è stata un po' una delusione, perché io me l'aspettavo diversa. Io dalla label pensavo che questa fosse una fragranza fresh e invece è una fragranza del tutto fruttata e dolce, e sa principalmente di fragole e di frutti rossi. Io non ho sentito molto altro, non è male, però dopo un po' mi stufa e poi speravo che fosse una fragranza molto più particolare di così, perché comunque fragranze ai frutti rossi ce ne sono state tantissime e questa secondo me non ha nulla di meglio di altre fragranze. In votivo e anche tartizzata è una fragranza intensa, io comunque l'ho votata 3 stelline su 5. È una buona fragranza se vi piacciono le fragranze alla fragola e ai frutti rossi, però altrimenti secondo me è una fragranza anche evitabile. Allora, in definitiva questa collezione mi è piaciuta molto, perché non c'è proprio una fragranza che non mi è piaciuta per niente. Ovviamente ci sono state delle fragranze che mi sono piaciute di più e di meno in base ai miei gusti personali, e le fragranze che mi sono piaciute di meno sono state la Tropical Starfruit e la Cliffside Sunrise. E questo perché, allora, sono entrambe fragranze fruttate, a me personalmente le fruttate non è che fanno impazzire già di per sé, perché dopo un po' mi stufano, però in questo caso queste due fragranze non le avevo trovate neanche particolarmente originali, perché mi sembravano fragranze già sentite. Comunque, se a voi piacciono le fruttate ve le consiglio comunque, perché non sono malaccio, mentre la mia preferita di tutta la collezione è stata la Moonlit Cove. E poi sono stata contenta che per una volta, una unica rara volta nella storia delle collezioni Yankee Candle, non c'è stata in questa collezione la solita fragranza che sa di dopo barba, che solitamente la Yankee la infila sempre ovunque, e a me proprio non piace, anche perché comunque ne ho sentite già tantissime e poi a me il profumo di dopo barba proprio non mi va nelle candele. Quindi ecco, sono stata anche molto contenta per questo. Per me questa collezione è promossa. E voi cosa ne pensate? Avete già provato questa collezione? Se vi va, se avete già provato le fragranze, magari fatemi sapere nei commenti giù in info box, e noi ci sentiamo prossimamente con altri video candelosi. A presto e alla prossima. Ciao ciao.